Intanto dividiamo, come capita sempre nelle due grandi famiglie, il prodotto va diviso fra arabica e robusta, che è anche un modo per diversificare i difetti. Sono difetti peculiari che riguardano le due famiglie principali del prodotto. Nel caffè arabica noi come difetto principale sicuramente possiamo individuare il chicco fermentato. Il chicco fermentato o chicco stinker è uno dei difetti più pericolosi rispetto all'esito finale del prodotto. Quando si andrà a estrarre il caffè e si otterrà un risultato negativo che si ripercuoterà nella tazza. Sostanzialmente è un difetto di preparazione che risale già al paese d'origine, quando il prodotto viene preparato nelle sue vasche di decantazione, nelle vasche di fermentazione, e non viene rispettato il tempo esatto di fermentazione. Di conseguenza dei chicchi rimangono troppo tempo in un'acqua che non è frequentemente cambiata, non c'è un ricircolo adeguato di acqua fresca, o il chicco rimane più a lungo di quello che dovrebbe rimanere. Sta di fatto che questo chicco si chiama fermentato proprio perché inizia un processo di fermentazione naturale, e questo gli dà un gusto particolarmente sgradevole che si ripercuote poi dopo nella miscela. Veramente basta un chicco per rovinare un'estrazione, e non è una leggenda, e il fatto di essere così rigorosi nella selezione dei prodotti di alta gamma, soprattutto negli arabica, non è un vezzo ma è una necessità. Si distinguono per il colore, di un colore verde scuro e un aspetto, non sono facili da individuare, è piuttosto difficile da cogliere. Le macchine di cui parlavo anche in precedenza, le macchine delle selezionatrici ottiche, riescono in qualche modo a eliminarlo in base alle differenze cromatiche. Cioè, quando c'è un verde più scuro rispetto alla media dei verdi degli altri chicchi, riescono a eliminarlo. Se ne eliminano tanti, e fra questi chicchi eliminati sicuramente ci sono anche i chicchi fermentati. Poi un altro difetto molto significativo sono i chicchi neri, che pure esistono anche nei caffè arabica, e che hanno le caratteristiche di dare un fondo poco pulito alla tazza, e vanno se possibile eliminati. Negli arabica, sostanzialmente, specialmente quelli di gamme elevate, le preparazioni sono molto accurate, quindi non c'è molto da fare se non quello che ho detto in precedenza: eliminare quei pochi difetti che si possono presentare volta per volta e che vanno individuati attraverso l'assaggio o anche attraverso un esame visivo del prodotto, ed è possibile eliminare. Nel robusta il discorso è un po' più complesso. Il robusta presenta tutta una serie di difetti legati sia la sua natura ma anche proprio al sistema di preparazione, che dai paesi di origine molte volte è abbastanza così poco accurato. Questi difetti, ripeto, si cerca di eliminarli attraverso i sistemi di cui abbiamo parlato, e sono particolarmente frequenti nei caffè robusta. Nei nostri impianti di pulizia si riescono a togliere i materiali ferrosi, che pure si trovano anche nel caffè, si riescono a togliere le pietre, si riescono a togliere la polvere, gli spaghi e tutta una serie di corpi estranei che insistono nei prodotti, per poi dopo passare alla pulizia dei singoli difetti, come chicchi neri, come chicchi dicevo fermentati, che in misura minore si possono trovare anche nel caffè robusta, ma anche i chicchi verdoni, ma anche i chicchi marroni scuro. E poi c'è tutto il discorso legato alle ciliegie, alle bucce, ai legni. Tutti questi elementi che si trovano in misura abbastanza cospicua nei prodotti possono essere eliminati attraverso la selezione e attraverso le tavole densimetriche.